paradiso. Quanta luce! Immagino che avranno tanti soldi per pagare le bollette. Dante rincontra Beatrice. Fortuna che dicevi di amarmi tanto. Appena sono morta, hai iniziato a divertirti. Ti sei dato alla bella vita. Tu, Cunizzata Romano, che hai avuto tanti amori, sei in paradiso. Tuo marito Sordello è nel purgatorio. L'astuzia delle donne non finirà mai di stupirmi. Siete anime diaboliche. Anche tu qui, mio caro Folco, da Marsiglia. È morta la tua amata e sei diventata frate. Ora vuoi diventare anche papa? Caro Dante, sarai esiliato dalla tua amata Firenze. Riusciti a prevedere il futuro? Da morti diventate anche maghi? Dimmi altre cose, così quando tornerò a Firenze potrò informare i miei amici e farmi pagare. Aiano, Rifeo, ma com'è che siete qui? Non dovreste essere all'inferno, voi non siete stati battezzati? Anche qui esistono le tangenti e se hai i soldi riesci ad ottenere i privilegi. Ciao Pietro Damiano, adesso capisco perché eri l'unico cardinale magro. Ebbene sì, mio caro Dante, dovevo prepararmi per il concorso Mister Cardinali del Paradiso. Adesso c'è San Benedetto. Finalmente aveva una gran sete. Sete? Sì, non volevi offrirmi un po' d'acqua? È un santo, da noi invece è acqua minerale. Interroghiamo il candidato Dante su fede, speranza e carità. Si può avere un aiutino? Non sono concessi. Aiuto! Siete clementi però! Adamo, non è il paradiso terrestre, non ti devono da mangiare, chi ha rubato la mela? No, non ho mai rubato, ho disobbedito ai comandi di Dio. Pensa che a noi mortali hanno sempre detto una bugia per proteggerti. Adesso ti guiderà San Bernardo. No, io ho paura dei cani, Beatrice non abbandonarmi. Se poi mi morde, chi mi curerà? Ma non è un cane, è un santo! Chi sei tu? Tu non sei vero, starò sognando. Fatti vedere, altrimenti nessuno crederà che sono salito fin quassù. Dante, Dante, chi mi chiama? Sono Beatrice, ascoltami.